sicuramente stiamo giocando bene, questo è inutile negarlo, però come dicevi giustamente tu prima, Lazarus, ed è una cosa che io ho sempre odiato, prima di fare allenatore, magari Sandro poi lo condividerà parlandovi da giocatore, gli allenatori qualsiasi match tu vada ad affrontare sembra che sia complicatissimo, difficilissimo. La Juve va a giocare, o il Milan o l'Inter vanno a giocare con l'ultima in classifica, e tu vai a leggere le interviste o vai a vedere le interviste degli allenatori il giorno prima, sono sempre molto iperabbottonati. Forlì a 0 punti, è vero che ne avrebbe due, perché due punti gli hanno tolti per discorsi burocratici, però indipendentemente da questo, non c'è il cartellone che raffigura il cammino di Forlì. Forlì ha perso di un punto a Napoli con rimessa buttata al vento, con palla in mano sopra di uno. Hanno perso di uno a Jesi, hanno perso solo di 4 punti in casa con Trento, hanno perso di 4 o 5 punti a Torino, hanno vinto in casa con Trapani, e l'unica partita. Però è anche vero che i primi 2 quarti, non me ne voglia Barcellona, Forlì è rimasta in gara proprio appunto contro Barcellona, che comunque nel terzo quarto, io la partita l'ho vista, ha giocato veramente un gran match. Quindi sono più i meriti di Barcellona che i meriti di Forlì. Quindi Forlì, indipendentemente da tutto, ha sempre messo in difficoltà, e ha perso di 3 punti a Verona con 2 tiri per pareggiare. L'ho detto ai ragazzi che questa partita non è facile, non riesco poi, non sono riuscito a trovare un punto debole, nel senso che preparare una partita contro una squadra che si impegna e si sbatte e hanno enorme energia non è mai semplice, secondo me. Sicuramente sulla carta ci sono squadre più forti, questo lo sanno anche a Forlì, ma stanno giocando veramente una pallacanestro molto intensa e molto. Seguono molto, secondo me, quello che Cedro Galli ha da dirgli, e Cedro io lo conosco perché mi ha allenato, ha molto da raccontare. Baso ha detto, secondo me, dopo la partita una cosa estremamente sincera e automaticamente molto credibile. Gli hanno chiesto: non si perde con Basile, non si perde. Lui ha risposto: no, con Basile si può perdere, ma si lotterà sempre. Penso che un pochino, spero e mi auguro che tutto ciò continui, che un pochino la nostra peculiarità possa essere questa, il fatto di avere giocatori molto connessi con quello che quotidianamente gli succede, molto connessi con la pallacanestro, molto connessi con la realtà, con questa realtà qua. Penso che sia una cosa importante. L'anno scorso avevamo un buon talento, un talento forse anche discretamente buono, però forse eravamo un pochino sconnessi. Sconnessi non vuol dire disinteressati, avevo ragazzi eccezionali anche l'anno scorso, però ecco, sicuramente meno esperti, sicuramente meno navigati, e sicuramente più in difficoltà nel momento in cui devono andare alla ricerca di stimoli. Quindi giocavano chiaramente bene in casa, giocavano chiaramente bene contro le squadre forti, contro le squadre scarse. Non avevano forse ancora la capacità di giocare una pallacanestro analoga a quella che invece riuscivano a giocare stimolati. Sì, sicuramente in questo momento siamo una squadra da battere con questa cautela, dovremmo affrontare tutte le partite che ci aspettano in avanti, soprattutto questa prima, cioè partita per partita, questa prima contro Forlì, che è una squadra che gioca bene a basket, che ha dei giocatori che potrebbero far danni, però secondo me dipende tutto dal nostro approccio, dalla nostra mentalità, se restiamo con piedi a terra, con la concentrazione sin dall'inizio di ogni partita, di non lasciare i buchi neri, chiamiamoli, nelle partite, di ricevere i punti facili, di fare una serie di errori che ci costeranno il risultato. Credo che con questo approccio potremo andare avanti molto molto bene. Ma credo che prima di tutto è cambiata la mentalità della squadra, dei ragazzi che hanno accettato
questo nominativo dei favoriti, che allenandosi in ogni elemento stanno crescendo e stanno accettando la serietà del gioco, in modo che arriva la partita, non fanno due o tre errori di fila che ci costano i risultati, non fanno dei errori gravi, ma anche se fanno dei piccoli errori cercano di rimettersi subito a posto e correggerli in qualche modo. Cosa vuol dire ancora di più? Una cosa che a me, come la vedo io dal punto di vista, un giocatore forte si vede non delle prestazioni meravigliose dove segna 30 punti, dove non so, fa di tutto, ma nella costante di fare tutte le partite bene, di essere lì quando mai la squadra ha bisogno di lui, praticamente di andare avanti tutta la stagione, anche se non faccio 20 di media, 20 punti di media, credo che faccio una parte importante nel modo di dare una certa sicurezza ai compagni di squadra.